casa. Poi si allontanarono improvvisamente, perché hanno aperto l'ocre dove il dio Eolo gli aveva chiusi i venti sfavorevoli alla loro navigazione. Dopo essere scampati dalla terra degli strigoni, che distruggono tutte le navi greche, eccetto quelle di Ulisse, Ulisse e i suoi uomini vedono all'orizzonte un'isola. Capitano, prevendista! Approdiamo, restiamo uniti, non sappiamo cosa ci sia quest'isola. Guardate, compagni, laggiù c'è un bellissimo palazzo. È vero! Andiamo a chiedere l'ospitalità e dividiamoci in due gruppi. Un gruppo lo può comandare Euriloco e l'altro lo comandi tu, Ulisse. Dirà a sorte per decidere quale dei due gruppi andrà ad esplorare l'isola per primo. Sì, uno dei due gruppi può andare ad esplorare il territorio e chiedere l'ospitalità. Il fato ha deciso che toccherà il gruppo del braccio del bosco. Ritorneremo presto e con i vivi. Che da tanto tempo non davano loro notizie, la dea Atena mandò Mercurio, il messaggero degli dei da Ulisse.